Questo è il terzo anno che il cantiere Sirena Marine arriva a Genova con un nuovo modello. Abbiamo visto l'Azzurri 46, seguito dall'Azzurri 33C che abbiamo visto l'anno scorso, e ora abbiamo il nuovo Azzurri 41, una barca particolarmente bella che segna un momento di svolta per il cantiere. Infatti vediamo un innalzamento deciso del livello qualitativo e delle rifiniture della barca. Ma ora, per illustrarci e raccontarci la filosofia della barca, lasciamo la parola a Federico Martini, che è l'amministratore delegato della Sirnew, il distributore per l'Europa del cantiere. Siamo qui per parlare del nuovo prodotto che Rob Humphrey, il disegnatore e progettista navale inglese, ha fatto per Sirena Marine dopo il 46. E con questo nuovo prodotto noi avevamo chiesto a Rob di superare addirittura il suo precedente prodotto, che ha avuto un grande successo. E superarlo in che cosa? Beh, gli abbiamo dato due obiettivi che sono in antitesi l'uno con l'altro, quindi difficile anche da collocare. Volevamo avere un'imbarcazione magnificamente performante e complessivamente avere anche un'imbarcazione che dal lato del comfort della crociera fosse al vertice della gamma. Cosa abbiamo ottenuto? Beh, alcuni numeri credo che possiamo dire che parlino da soli. Abbiamo ottenuto un'imbarcazione che è nel range dei 12 metri e la più leggera del suo settore, circa 8600 kg l'imbarcazione ad oggi, accoppiata con un rigging che ha un'invelatura rande fiocco di oltre 100 metri quadri, quindi la più ampia del suo segmento. Crediamo quindi che dal punto di vista della performance velica l'imbarcazione sia assolutamente degna del goal che avevamo dato a Rob Humphrey, che si è pienamente raggiunto. Per quanto riguarda l'abitabilità, la vivibilità nella crociera, pensiamo ugualmente di aver ottenuto il risultato che ci eravamo prefissi. E due o tre esempi che possono chiarire: la zona armatoriale con il suo bagno in suite, per esempio, è la zona armatoriale più ampia in un'imbarcazione da 12 metri compresa tutta la concorrenza, circa il 20% in più. Abbiamo il più grande pozzetto rispetto a tutti quanti, pozzetto dove tra l'altro tutte quante le manovre sono riportate in una maniera semplice e completamente intuitiva, che consente veramente uno short handling per questa imbarcazione. E rimanendo sugli interni, la barca nasce anche con una soluzione tre cabine e due bagni, dove i due bagni sono due bagni veri, comprensivi di una doccia, comprensivi di tutte quante le funzioni e non semplicemente un secondo bagnetto ricavato come era tradizione nelle barche di questa dimensione.